実際のゲームのマリオの世界をそのまま再現したとさっきからボニーさんもお話ししてますけども、これ実際に中に入っていただいて目の前に見るとその存在感に本当に圧倒されると思います。驚いていただけると思います。そしてこのエリアの中では、それだけではなくて、Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove c'è un intro e si parla di videogiochi. Le notizie del giorno riguardano i nuovi giochi in regalo per PlayStation, i controller appena annunciati del PSVR 2 e un'altra potenziale aggiunta al Game Pass, ma non solo. Prima di iniziare vi invito a supportare il mio lavoro lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Non vi basta? Strano, comunque c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo. Si è tenuta ad Osaka la cerimonia di apertura del Super Nintendo World e l'evento ha avuto un ospite d'eccezione. Shigeru Miyamoto. Il leggendario game designer si è dimostrato entusiasta di poter condividere il frutto degli ultimi 6 anni di lavoro, perché ricordiamo che il progetto del parco a tema è stato il focus dei suoi sforzi creativi. Il papà di Mario ha inoltre sottolineato come spera che una volta risolta l'emergenza della pandemia, il parco possa accogliere visitatori da tutto il mondo, in attesa che il Super Nintendo World arrivi anche in Occidente. Vi segnalo inoltre un video che sta facendo parlare molto di sé, ovvero una versione emulata di Breath of the Wild che porta la risoluzione del gioco a 8K e aggiunge anche il ray tracing. Il risultato finale è impressionante e dimostra tutte le potenzialità del motore grafico dell'ultima avventura di Link. Vi consiglio di guardarlo per farvi un'idea con i vostri occhi di tanto splendore grafico, ma soprattutto per vedere la foresta dei Korogu con un framerate stabile. Ma poracci, è il momento di parlare di Sony e dell'iniziativa Play at Home. In questo continuo botta e risposta tra le offerte del Plus e il catalogo del Game Pass, Sony sembra aver alzato l'asticella della qualità, proponendo altri 10 giochi in regalo e rendendo il download disponibile a tutti i suoi utenti, non solo agli abbonati al suo servizio. Con Play at Home si indica quella serie di iniziative pensate per alleviare le giornate dei giocatori costretti a rimanere chiusi in casa a causa della pandemia. Sony aveva già lanciato la campagna lo scorso anno, regalando Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey, e ha ripensato la stessa formula quest'anno, offrendo in download gratuito Ratchet & Clank fino al 1 aprile 2021. Dal 26 marzo però arriveranno la bellezza di ulteriori 10 titoli, questa volta appartenenti al mondo delle produzioni indipendenti e non solo. Attenzione, non sottovalutate questa selezione, perché si annidano giochi estremamente interessanti. Di Rez ve ne parlerò prima o poi in un video dedicato, ma anche Abzu, Subnautica, Enter the Gungeon sono delle piccole perle nei loro rispettivi generi. Mentre sono curiosissimo di provare The Witness, puzzle game in prima persona ad opera dell'autore di Braid, uno dei titoli indie che più mi colpì ai tempi dell'Xbox Live Arcade. A questi si aggiungono anche 4 titoli pensati per il PlayStation VR, periferica compatibile anche con PS5, utilizzando l'adattatore per la camera. Rescue Bot Astro Mission è il titolo che vi consiglio ad occhi chiusi, avendo già provato con mano la più recente fatica della Zobby Team. Astro's Playroom, un gioco ispirato e geniale, perfetto per inaugurare la next gen di casa Sony. A partire dal 20 aprile poi, a questi 9 titoli se ne aggiungerà un decimo, Horizon Zero Dawn, nella sua Complete Edition, che sarà disponibile fino al 14 maggio. Si tratta di un'aggiunta di peso. Certo, ormai saranno in pochi a non aver provato l'open world ad opera di Guerrilla Games, presente anche nella PlayStation Plus Collection, ma di fronte ad un omaggio del genere non si può che rimanere piacevolmente impressionati dalle strategie di Sony. Siamo solo a metà dei 4 mesi di Play at Home e arrivati a questo punto le aspettative sono altissime anche per i prossimi annunci. Se a questo aggiungiamo l'ottima selezione del Plus dei primi mesi del 2021, bisogna ammettere che Sony sta rispondendo egregiamente alle politiche molto aggressive di Microsoft e del suo Game Pass. Ma Sony è soprattutto proiettata verso il futuro e ha appena svelato un tassello di un'importante periferica di PlayStation 5, i controller del PlayStation VR 2. Mentre del visore, pensato per traghettare la realtà virtuale di Sony nella sua seconda generazione, non si hanno ancora informazioni, i nuovi controller sono qui,
ed aprono degli scenari molto interessanti. Se da una parte PlayStation con il suo VR ha aiutato alla diffusione della realtà virtuale all'interno del mercato videoludico, dall'altra la tecnologia è ancora lontana da avere una diffusione tale da poterla definire una parte importante del gaming contemporaneo. I nuovi controller pensati per il PlayStation VR 2 però sembrano spingere ancora di più verso questa direzione, integrando tantissime delle funzionalità presenti sui sistemi di controllo dei visori di fascia alta, facendo un balzo tecnologico in avanti notevole rispetto all'arretratezza del PlayStation Move. Non sarebbe un accessorio PS5 se non presentasse un design fuori dagli schemi. Abbiamo capito che Sony ha intenzione di differenziarsi il più possibile dalla concorrenza, reinterpretando a mo' di tirapugni il layout dei tasti visto già su modelli come il touch controller dell'Oculus Rift. Proprio come questo e altri sistemi come il Valve Index, anche i nuovi controller Sony presenteranno tecnologie come il rilevamento tattile per mappare la posizione delle dita in modo estremamente curato e tasti adibiti a funzioni avanzate come i dorsali L1 R1 che assumeranno il ruolo di grip o presa per raccogliere oggetti di gioco. A questo però si aggiungeranno anche le peculiarità già viste sul DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico, per aumentare ancora di più l'immersività nel mondo di gioco. Sul post di presentazione apparso sul PlayStation Blog è stato confermato che questi controller sono stati progettati con l'obiettivo di fare un enorme passo in avanti rispetto al VR visto fino ad ora su console e sono curiosissimo di vedere come studi interni del calibro di Asobi Team riusciranno a sfruttare questi nuovi sistemi di comando. Insomma, se un gioco rivoluzionario come Half-Life Alyx è stato giocato da pochissime persone, complice uno spropositato costo di accesso alla realtà virtuale su PC, il PlayStation VR 2 potrebbe rappresentare finalmente il device che consentirà una diffusione capillare della tecnologia a un costo contenuto. E per chiudere torniamo a parlare di Xbox e Game Pass, perché il buon Phil Spencer continua a mettere a segno un colpaccio dietro l'altro. E dei rumor sempre più insistenti vorrebbero l'arrivo della serie di Persona all'interno del Game Pass. Ne parlavamo proprio ieri in fondo. Octopath Traveler è un po' il cavallo di Troia pensato per far entrare il Game Pass anche nelle case dei videogiocatori nipponici e secondo alcuni rumor, proprio in questi giorni, Phil Spencer starebbe lavorando, ovvero starebbe staccando qualche corposo assegno per fare in modo che un'altra popolarissima serie di JRPG possa approdare sul pass, Persona. A rilasciare le speculazioni sono Jets Corden di Windows Central e Nick Baker di Xbox Era, e a questo punto potrebbe trattarsi solo di una questione di tempo. Difficile dire se si tratterà dell'ultimo capitolo, Persona 5, della sua versione Royal o magari dello spin-off Strikers, ma sarebbe comunque un bel colpaccio ai danni di Sony aggiungere un nome così altisonante alla propria libreria in abbonamento. In fondo ricordiamoci che dietro ad Atlus c'è Sega che si occupa della pubblicazione della serie di Persona e ultimamente la compagnia non se la passa poi così bene. Dopo l'acquisto di Bethesda, chissà, Phil Spencer potrebbe aver messo gli occhi anche sulla storica ex rivale di Nintendo. In ogni caso il Game Pass sta diventando un contenitore dall'offerta imbattibile e proprio oggi al Game Pass su PC si unisce anche EA Play, aggiungendo così al catalogo in abbonamento anche titoli del publisher nordamericano. Tra studi first party, acquisizioni di Bethesda e l'intenzione di aggredire anche il mercato nipponico, presto il Game Pass potrebbe diventare una realtà molto più importante dello stesso brand Xbox. E questo poracci era tutto, il sondaggione me lo sono dimenticato. E lo sapete perché? Perché non mi avete offerto un caffè virtuale su Ko-fi, ovviamente. Scherzi a parte, vi lascio con la promessa di pubblicarne uno in serata. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie di oggi e vi do appuntamento a domani sul prossimo video. Io sono il Poro Atom, Michele VR, ciao!